Il nostro primo obiettivo è che il 2 di novembre sia uguale al 30 di ottobre, quindi un subentro in tutta continuità. 37 giorni, quelli che ci separano dal 1 novembre, la data in cui Autolinee Toscane subentrerà effettivamente nella gestione del TPL di tutta la Toscana. Ci sono voluti 5 anni, dalla prima assegnazione del 2016, passando per un interminabile braccio di ferro con gli attuali gestori. Dal 1 novembre si volta pagina, ma per vedere gli effetti di una gara d'appalto unica a livello europeo servirà un po' di tempo, almeno fino all'estate 2022. Ci siamo già mossi per la mancanza di autobus che c'è attualmente in Toscana, per fare arrivare entro la fine del primo anno 200 nuovi autobus in Toscana. E questo ci consentirà a raggiungere la nostra prima sfida, cioè dopo il prossimo estate, un servizio visibilmente già migliore. I 5.164 dipendenti saranno tutti assunti, confermando ruolo e inquadramento. Esattamente, poi si lavorerà nel tempo per vedere di omogenizzare i vari contratti, diciamo, fare in modo che ci sia una forma omogenizzata fra tutti. Nell'immediato Autolinee Toscane del colosso francese Rattepé cercherà di acquisire tutte le informazioni necessarie. Con il passare dei mesi, l'omogeneizzazione del servizio dovrebbe portare i vantaggi attesi dalla regione. Una cosa è certa, il biglietto sarà unico per tutta la Toscana.